Facciamo posso... prima ognuno la domanda per favore. Ah, Barbara o Sofia? Prima una e poi l'altra. Partiamo con le domande a Barbara e poi a Sofia, va bene? Ok. Yeah. Ciao Barbara, abbiamo letto la tua lunga lettera sul 2023 in cui hai parlato delle tue difficoltà. Questo 2024 invece è iniziato molto bene. Se ci racconti quali sono i tuoi obiettivi personali di squadra per questo nuovo anno. Grazie. In realtà sì, ovviamente abbiamo vinto la Supercoppa, quindi è iniziato molto bene il 2024 per tutte. E per oggi sono molto felice, soprattutto di essere riuscita ad aiutare la squadra. Alla fine questo è quello che conta per me. Penso che i momenti di difficoltà ce li abbiano tutti e alla fine ho voluto dire quello che ho sentito, perché secondo me è importante che la gente, le persone che vivono il nostro mondo, ma anche altri mondi, capiscano che è normale non sentirsi magari all'altezza in certi momenti, però non è una debolezza, e riuscire a uscirne comunque è importante, è bello. Ti ringrazio. Hai sbagliato un gol facile in Supercoppa, oggi ne hai fatto invece uno bellissimo, e volevo chiederti, quest'anno ci sembri molto più libera di testa, migliorata rispetto all'anno scorso, e cos'è che sta facendo la differenza per te questa nuova stagione? Grazie. Buonasera. Diciamo che parto dalla prima questione. Ho passato una settimana un po' contrastante, nel senso che ovviamente ero felicissima per la vittoria della Supercoppa, che per noi era un obiettivo importante. Dall'altra parte c'era un po'... avevo in testa questo mostro del gol sbagliato, che era un gol semplicissimo, e siccome stavo aspettando il gol comunque da settembre, non segno da un po' di mesi, ero abbastanza rammaricata per questo. Però come ha detto Ba, diciamo che l'anno scorso anch'io ho attraversato un anno abbastanza difficile, sia perché rientravo dall'infortunio e sia perché comunque imparare a gestire la pressione che c'è in questo club è, diciamo che è difficile, ci vuole il suo tempo. E quest'anno mi sento più consapevole dei miei mezzi e sinceramente non vedevo l'ora di tornare al gol per un solo motivo, per sentirmi utile alla squadra, cioè per la squadra, perché comunque diciamo che avendo aumentato il livello delle mie prestazioni volevo anche essere più incisiva, e oggi sono felice perché ho fatto tutti e due, diciamo, e quindi sono contenta sia per la squadra che per me. Grazie. Ciao Barbara, Camillo di MetodoSuttoYou.com. Volevo chiederti intanto la gioia, se ce la descrivi, del gol, perché hai avuto un minuto prima, eri a terra con le mani sul viso e poi hai segnato, e poi quanto è importante e quanto anche è difficile giocare dopo la vittoria di un trofeo. Vabbè, io quando segno sono sempre super super felice, sicuramente è stata un'esultanza liberatoria, perché sapevo che questa partita sarebbe stata molto difficile e quindi sbloccarla era fondamentale. Poi ecco, segnare su un calcio d'angolo di rapina, diciamo che non è proprio una cosa che mi capita spesso, quindi ero molto contenta. E sì, giocare dopo aver vinto un trofeo non è semplice, perché ti rimane un po' il pensiero di quello che hai fatto. E comunque hai usato tantissime energie per quella partita, e quindi recuperare le energie, ricompattarsi e rimettere, diciamo, il pensiero sul campionato non è così semplice. Ma oggi sì, probabilmente non è stata una delle nostre migliori partite, ma come ho detto anche in un'intervista prima, non giocare bene e vincere è qualcosa di molto importante, e probabilmente non ci è capitato l'anno scorso, e adesso se ci riusciamo sono contenta, anche se magari non giochiamo la migliore partita, quindi sono molto felice per oggi. Grazie. Passo subito a te Sofia, volevo chiederti se in allenamento ormai diventa un'abitudine quella di mettere la palla all'incrocio da destra a sinistra. Magari, no, in realtà analizzando un po' i dati, quest'anno diciamo che nelle mie prestazioni non c'era tanto il tiro in porta, perché giocando sulla destra mi viene più facile mettere i cross, e infatti ho segnato quando stavo facendo il 9,
però uno degli obiettivi è sicuramente quello di aumentare la quantità di tiri per aumentare anche la possibilità di fare gol. E... però no, è stato, cioè, è stato abbastanza, la volevo mettere sul secondo palo, però quando escono questi gol c'è anche il caso. Ah, posso fare un'ultimissima domanda? Ok. Grazie. Grazie, come no? No, la posso fare di Linda. Vabbè, volete dire una cosa su Linda? Sì. Questa sì, mi piace. Grazie. Dove dire Linda? Sì. Linda è una grande giocatrice che ha fatto la storia di questo club e per noi è una grande perdita, però siamo... ci mancherà molto, ma siamo molto felici per lei e speriamo che possa ancora una volta dimostrare al mondo del calcio che è grande esempio e che grande professionista è. Grazie. No, ha detto tutto qua. Grazie. Ciao. Ciao.